Marta Galeotti con La Canotta di Bergamo. E per te oggi è una giornata difficilissima perché palleggiare con questo vento... Sì, perché già la sabbia rispetto all'indoor è tutta un'altra fatica, è tutto un altro sport. In più con questo vento posizionarsi sotto la palla, essere precisi è difficilissimo. Però dai, sono state brave comunque perché... siamo riusciti a battere Urbino 2-1 e adesso peccato sul punto a punto 19-17 abbiamo perso il secondo set con Pomì, però forse con un po' più di allenamento stiamo crescendo poco a poco, dai. Per te l'esperienza sulla sabbia che cosa significa principalmente? Allora, io l'anno scorso ho fatto il 2x2 insieme a Sara Menghi e già lì ho capito che era tutto un altro sport e questo è diverso, molto diverso dal 2x2, però devo dire che è molto divertente, è una bella sorpresa. Pelle chiara, occhi chiari, come ti proteggi dal sole e dal caldo? Ma in realtà non ho messo niente oggi, però non lo diciamo perché sennò dovrei mettere la protezione, sì. Un saluto a chi vuoi tu. Ciao e saluto Marta Vips che mi segue sempre, ciao. Vorrei fare un saluto in particolare ai fratelli Cavaccini che mi hanno insegnato a giocare a beach volley e a tutti i ragazzi della Sport Sun, ciao. Diletta Sestini, ormai regina dei campi da beach volley, però prima di tutto celebriamo questa promozione conquistata recentemente. Beh sì, la promozione è stata dura ma è arrivata al finale playoff. E è stata davvero una serie di partite tutte molto sofferte, finale con Bolzano abbiamo fatto 2-3-2, tra cui l'ultima in casa perdevamo 2-0 e siamo riusciti a vincere 3-2, quindi poi è stato veramente il coronamento di un anno un po' particolare, un po' difficile, ma alla fine è andata bene. E adesso si aspetta il 20 agosto per iniziare questa nuova esperienza in A2. E spero insomma che vada tutto bene, farò del mio meglio come sempre. Nel frattempo ti tieni in forma, per te appunto l'ennesima esperienza sulla sabbia fatta di sport, di allenamento, di fatica ma anche di divertimento. Beh sì, no, dai, questo comunque è un torneo, un campionato estivo e quindi nella fatica cerchiamo di metterci il divertimento che d'estate, dai, è fondamentale per tutti. Senti, ma ti si specchiano in tantissimi nei tuoi occhiali. Si specchia, mi specchia. Sì, io mi specchio nei tuoi occhiali. Li portiamo, ormai questi occhiali specchiati ci accompagnano sempre, quindi ormai ce li teniamo, portano fortuna. In bocca al lupo. Crepi, ciao a tutti.